del relatore, che è l'assessore Cesarini, o del sindaco, passerei alla votazione degli emendamenti. Prego, assessore, allora. Sì, grazie. Dunque, sì, per rispondere principalmente al consigliere Ubaldi, per dirgli due cose sostanzialmente che devo ripetere, anzi non voglio ripetere, voglio ricordare un'affermazione del neo ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, quando, secondo me, in maniera che io condivido tanto, ha dato una nuova definizione di grandi interventi infrastrutturali, che appunto non sono le grandi opere, ma sono le piccole opere, tant'è vero che, sapete, sono stati messi tantissimi soldi a disposizione per l'edilizia scolastica. Questa è considerata una grande opera. E quel bando di cui vi dicevo prima, tra l'altro lo dico per inciso, speriamo, no? Aspettiamo il 30, fiduciosi, il 30 di aprile, perché deve uscire il decreto. Posso dire che c'è qualche preoccupazione, l'ho detto, abbiamo parlato in regione qualche giorno fa, ma siamo fiduciosi anche perché non c'è grande chiarezza anche dal punto di vista delle risorse. Però questo non ne faccio un. Anche loro faranno come possono, in un sistema economico globale abbastanza difficile, no? Ecco, quindi io mi sono ritrovato molto. Vado anche un po' in bicicletta, come anzi, il vice sindaco Tirincanti mi tira le orecchie perché vado in bicicletta dove non dovrei, però. Quindi la mia risposta è quella, no, rispetto al fatto che dicevi, no, non ci sono grandi opere. Poi le grandi opere hanno necessità di essere anche finanziate. Tra l'altro, per inciso, ne approfitto anche per dire che in questo New Deal, in questo nuovo cammino che a me sembra che abbia preso il Ministero delle Infrastrutture, avrete certamente notato che un'altra grande opera che sta interessando il nostro territorio, nella sua completezza, gli sono state tarpate e tagliate le ali, no? Avrete notato, no, che la famosa infrastruttura cattolica Ravenna per il governo è morta, cioè nel senso che non è più inserita nei piani strategici nazionali, i finanziamenti si fermano al primo troncone che è in corso di realizzazione, ma la grande opera il governo non ci pensa più, appunto come un'opera che ha perso le ali e quindi sostanzialmente è stata stoppata. E questo ancor di più apprezzo, come dire, l'operazione del neo ministro alle infrastrutture. E, che se non sbaglio è PD, sbaglio, no? Non vorrei confondere. Già, esatto. E quindi direi che la miglior risposta te l'ha data il tuo ministro. Nello specifico, non c'è nessun problema dal punto di vista tecnico, nei tempi, come ha detto prima il Presidente del Consiglio, verranno date tutta la documentazione che sarà necessaria. Mi permetto, Fabio, consigliere Ubaldi, di stigmatizzare, diciamo così, il riportare parole di un nostro funzionario. Ok, non hai fatto nomi, volutamente non hai fatto nomi, io forse penso di aver capito, no? Ho capito, no, va bene, ma la maggior parte qui non è. Era più rispettoso non prendere quella deriva, perché io immagino che in una chiacchierata tra romagnoli possa anche scappare questa cosa e sono assolutamente certo che non volesse essere denigratoria nei confronti, sono assolutamente certo che non volesse essere denigratoria nei confronti dell'assessore che comunque, come sai, ha dimostrato in quella struttura una piena fiducia. Tuttavia, io credo che sia stato proprio perché comunque anche in linea col nostro spirito, diciamo così, abbia aperto le porte, come giustamente ha fatto, per fare una chiacchierata ampia. Io guardo, ho fatto tanti anni no, ma qualche anno l'ho fatto il consigliere d'opposizione. Io mai mi sarei permesso di andare
a un Castellani di turno a fare un tipo, mi avrebbero fermato molto prima, ma avrebbero giustamente fatto depositare la dichiarazione e amen, punto. E mai mi sarei permesso di, in consiglio comunale di dire queste cose. Se però vogliamo entrare nello specifico del termine spattaccare, il termine spattaccare io credo che, e qui anche ti ringrazio anche di aver fatto questa osservazione, perché mi permette di dire a tutti cose comunque che sono state anche dette nelle commissioni o in altre sedi, sì, che su questa scuola di via Panoramica abbiamo aperto una scommessa. È vero, abbiamo aperto una grande scommessa dove non diciamo l'assessore, che è poco e nessuno, ma tutto questo gruppo ci punta tanto, perché è una scommessa e anche una sfida legata al fatto che vogliamo cercare di applicare in questa infrastruttura un metodo anche diverso. E lo spattaccare è anche un atto ufficiale, io credo che, non so, credo sia andato anche sui giornali, comunque una delibera di giunta, delibere dirigenziali già fatte. Abbiamo sottoscritto una convenzione quadro con l'Università di Bologna, facoltà di ingegneria, barriere architettoniche errate, con la facoltà di ingegneria, nella quale convenzione quadro è previsto che vengono portate all'attenzione dei laureandi, e proprio qualche giorno fa ho avuto una bella notizia, perché come diceva prima giustamente il consigliere Cicchetti, ci sono tante cose che sanguinano, personalmente me ne sanguina una in maniera particolare, che è la colonia Enel. Sanguina in maniera particolare perché è opera di un grande architetto, è stata un'operazione che facemmo quando eravamo più giovani di salvataggio, perché era prevista la sua demolizione, c'era già il progetto pronto di costruirci un albergo sopra, quindi riuscimmo a interessare la sovrintendenza a intervenire, per fortuna la sovrintendenza intervenne e riuscì a tutelarla. Ecco, chiaro, adesso è oggetto di questa, si chiama entropia, cioè questa aggressione dell'ambiente che la sta collassando. Quindi, ecco, niente, partiranno delle tesi di laurea che dovranno darci anche degli spunti sia di ristrutturazione che di rifunzionalizzazione. All'interno di questo tema c'è la questione di volere sottoporre questa scuola, prima di metterla a bando, perché vorremmo fare un bando di progettazione, a individuare dei paradigmi e dei parametri pedagogici attraverso cui la scuola andrebbe progettata. Questo anche perché, non mi voglio dilungare tanto, poi se vuoi ti dico anche due cose sulla fattibilità, e perché il circolo secondo probabilmente sarà intitolato a un grande pedagogista, ahimè recentemente e prematuramente scomparso, si chiamava Zavalloni, che è molto presente nel corpo docente, anche nel presidente del circolo come metodo didattico, e vorremmo tentare di fare una scuola zavalloniana. Non è semplice, e per questo l'università ci dovrebbe mettere a disposizione un tecnico specializzato che ha già fatto tesi di laurea su come le linee pedagogiche possono influire sull'architettura. Quella tesi di laurea era sulle scuole montessoriane, che voi insomma si conoscono, le cose montessoriane nella loro disposizione plani volumetrica, nell'organizzazione degli spazi, nelle dimensioni eccetera, hanno là dietro una pedagogia. Ecco, noi vorremmo che si individuassero dei paradigmi, e lo studio è abbastanza, anche quello studio sta andando avanti, io adesso ho dei release intermedi, se vuoi ti posso dire qualcosa. Sai che lì c'è una scuola, c'è una mensa, le nuove tecniche pensano che invece i ragazzi potrebbero non stare dentro la mensa, tra l'altro lì nella scuola panoramica la mensa ha un grosso problema di cacofonia, di rumore eccetera, ma mangiare in classe, no? Questo potrebbe essere un tema, come fanno al CEIS. Abbiamo fatto un sopralluogo al CEIS, sapete, no? Il CEIS è quella scuola che c'è a Rimini, anche quella
intitolata a una famosa pedagogista, eccetera. Quindi c'è del lavoro, questo spatacamento, diciamo così, c'è del lavoro e ce n'è anche altro. Dal punto di vista della fattibilità, hai detto bene, parlare di, cioè dobbiamo inserire cose che siano fattibili. Fattibili che cosa significa? Vuol dire che dal punto di vista urbanistico non ci sono problemi. Lì parliamo di demolire, ricostruire in sito dove già c'è una scuola di quelle di dimensioni, quindi dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista geologico. Non è una situazione che no, vogliamo fare una scuola nuova in un posto magari vicino a un fiume dove dovremmo stare un pochino attenti. No, lì facciamo una scuola dove la scuola c'è già, di quelle dimensioni, quindi dal punto di vista della capacità di attrarre traffico, quindi parliamo di screening ambientale, rimane sostanzialmente inalterata. Sì, devo rifare, mi manca un po', ma comunque no, rimane sostanzialmente rimane sostanzialmente inalterata, comunque ha ragione il mio sindaco, mi dilungo troppo, volevo solo dirti, lo dico solo, ho la taglio, dico solo una battuta su Paese, anche lì il progetto è assolutamente regolare, io una stralcio di quel progetto è la scala antincendio, ok? Di cui, guarda, ti dico solamente questo, io ricordo che se ne parlava quando la mia figlia più grande andava a scuola lì, alle elementari, di questa fantomatica scala antincendio, l'anno prossimo andrà all'università. Ti ho detto tutto. Grazie Assessore. Sindaco, vuole intervenire o aspettiamo, votiamo prima gli emendamenti? Prego. Che cosa? Io sì, devo fare due o tre piccole precisazioni, anche perché prima non avevo avuto modo e termine per rispondere relativamente alla sabbia, ai rifacimenti, nonostante Cicchetti mi aveva già sollecitato, me l'ero dimenticato, adesso me l'ho appuntato ben in grande. Quindi, allora, relativamente al ripascimento, quello che avevo detto confermo e sottoscrivo, perché il problema grave è che le parole hanno un significato. Se i soldi non li mette la Regione, penso che sia giusto e corretto, li mette il Comune, non io, perché non ho queste risorse mie proprie. Ieri Stefano Bonaccini mi ha chiamato e mi aveva già rassicurato relativamente al grande ripascimento che sono riusciti al momento a strappare in promessa a Roma dal ministro Galletti per una cifra veramente enorme che sfiora i 20 milioni di euro, perché interesserà le tre regioni costiere, quindi l'Emilia Romagna, le Marche e l'Abruzzo. Non fa niente. Ma non aveva avuto modo e termine, perché ieri sera quando ci siamo sentiti erano 7:30, entrava in giunta, quindi non aveva avuto modo e termine per potermi dare rassicurazioni in merito al 2015, e oggi gentilmente mi ha fatto invece chiamare dalla dottoressa Gazzolo, che invece ha puntualmente precisato che grazie alle nostre sollecitazioni e ancora di più grazie alle sollecitazioni dei Bagnini, che gli hanno puntualmente precisato tutto ciò che sta succedendo a Riccione, anche a causa del pennello di chiusura su Misano Adriatico, che voglio sottolineare era stato approvato dal PD nel tavolo Costa e che è stato oggi realizzato con un danno notevole. Perché io invito chiunque di voi, siamo tutti riccionesi, possiamo andare alla zona 2-3 di Riccione e vedere che con il mare esattamente calmo, come è per fortuna in questi giorni, stiamo perdendo sabbia grano dopo grano. Quindi là gli avevano rappresentato tutto, perché poi meglio degli operatori credo non possano parlare nessuno. Lei ha fatto le verifiche e oggi, grazie a queste sollecitazioni, ha confermato che il progetto su Riccione di un ulteriore ripascimento è stato approvato e settimana prossima, comunque a distanza di pochissimi giorni, ci regalerà l'autorizzazione che logicamente io comunicherò non solo a Arcangeli ma eventualmente a Cicchetti, logicamente pubblicandola sul sito, perché poi vuole venire immediatamente qua, vuole parlare con gli operatori e vuole appunto che si apra immediatamente un tavolo per mettere appunto quelli che possono essere gli interventi che sono assolutamente necessari per la stagione entrante. Poi mi ha detto Renata il sabbiadotto.
Vorrei ricordare ai più che l'emendamento, che poi non è stato dichiarato ammissibile, presentato dal PD, era parte sul sabbiadotto, aumentando le unità operative, e parte sul ripascimento, se non ricordo male. La questione del sabbiadotto è una questione seria. Finalmente cominciano anche a comprenderne la valenza in regione, e quindi ci ha sollecitato a far sì che possa essere funzionato al massimo, e credo che l'attività dell'assessore sia un'attività veramente lodevole, oltre che puntuale e precisa. Carlo Conti alle 7:30 delle mattine, tutte le mattine, è al porto a verificare che ne è del sabbiadotto, se parte o non parte, se funziona o non funziona, e stiamo raggiungendo dei numeri che mai erano stati raggiunti. Il problema però è che ci sono problemi di fondo. La draga un giorno ha un problema tecnico, un giorno anche. Il problema del mare è un problema importante, ma la parte più importante è che quella draga e quindi quel sabbiadotto dovrebbero lavorare 25 ore al giorno, mentre nel lavoro non neanche 8. E non possiamo mettere tanto operai sopra da indebitarci all'infinito, anche perché esiste il cosiddetto blocco delle assunzioni, che ahimè siamo tutti colpiti, e anche credo giustamente, perché avere 422 dipendenti siano 422 dipendenti, quindi credo che siano più che sufficienti per questa amministrazione, anzi, e quindi abbiamo convenuto che forse la soluzione migliore potrà essere quella di una gestione mista, o addirittura una gestione prettamente privata, dove appunto si possono calare numeri completamente diversi rispetto all'attuale. E da lì ne consegue che, siccome le hanno messi i loro soldi, non sto a metterli io, avendo comunque oggi io dichiarato, ringraziandola della disponibilità, e gli ho comunque dichiarato che, siccome noi abbiamo messo 100, se lei ritiene di non essere, che non siano sufficienti accanto ai suoi per rispondere prontamente, noi ci siamo, perché esistono le varianti di bilancio, le variazioni, quindi non è un problema, perché questa amministrazione ha capacità per potersi anche impegnare diversamente nelle risorse, ma mi ha rassicurato in merito. Comunque non è una cortesia reciproca, non è una gentilezza, è senso di responsabilità. Punto. Concordo con quello che ha detto Baldi prima, non esiste un colore nelle amministrazioni quando si ha di fronte l'obiettivo preciso, che è il rispondere ai bisogni. E dopo un primo momento un po' difficile con il governatore, oggi è assolutamente siamo assolutamente in linea su questo, e quindi ci si sente, ci si vede, non c'è problema in merito, perché l'obiettivo è assolutamente quello. Oltre a questo, volevo puntualizzare le altre due precisazioni circa gli interventi al porto. La piccola pesca ha avuto immediata attenzione da noi, la porta che deve essere sostituita nel luogo dove viene fatta la vendita del pesce è una porta zincata che richiede un po' di tempo, ma credo che la prossima settimana verrà montata. Puoi eventualmente andare a vedere, oggi è il 16, prossima settimana, se hai necessità in merito, ti rechi al porto e la guardi. Per quanto riguarda invece l'intervento fatto sulla banchina, che è stata completamente stravolta dopo il fortunato 5 e 6 febbraio 5 e 6 di febbraio, siamo dovuti intervenire, scusa, 5 e 6 di febbraio siamo dovuti intervenire in maniera temporanea e assolutamente precaria, ma per mettere in sicurezza i ferri che uscivano dalla banchina, perché non era possibile intervenire in tempo utile per la Pasqua, e siccome non ci piaceva farci vedere comunque in una condizione non adeguata per una città turistica, abbiamo ritenuto opportuno comunque ricoprirli e renderli sicuri, ma interverremo al più presto e comunque per la stagione, perché il porto è un punto, credo che non è mio, non è tuo, è della città, è un punto importante dove si ha la necessità invece di intervenire. Grazie. Grazie Sindaco. Passiamo agli emendamenti che sono stati presentati a questa delibera. Allora, ce ne sono 4, ricordo le modalità di discussione e votazione degli emendamenti. Leggerò il testo degli emendamenti e i relativi pareri, dopodiché è possibile un solo intervento di un consigliere per gruppo della durata di 3 minuti, seguito dall'intervento di un membro della giunta, sempre di 3 minuti. Primo emendamento è presentato dal consigliere Daniela Marchetti del Partito Democratico.
si richiede di destinare 25.000 euro dall'avanzo di bilancio per l'asfaltatura di Viale Napoli, per la quale nel 2014 è stato fatto un intervento da parte di ERA per la sostituzione della conduttura dell'acqua potabile. Dopo sei mesi non è ancora stato asfaltato. I pareri sono entrambi contrari da parte della prima e della terza commissione consigliare. Il dirigente responsabile del servizio interessato, il dottor Daniele Salvatori, in data 14 aprile, ha espresso parere contrario in quanto l'intervento è in capo agli obblighi di ERA, che è già stata sollecitata ad eseguire l'opera che realizzerà nel corso del 2015. Il responsabile del servizio finanziario, la dottoressa Farinelli, ha espresso anch'essa parere contrario per le stesse motivazioni espresse dal parere tecnico del dirigente competente. Se c'è qualche intervento da parte dei consiglieri, ricordo il tempo di 3 minuti. La Giunta? Poniamo quindi in votazione l'emendamento. Prego. Con 16 voti contrari, 6 favorevoli e 2 astenuti, l'emendamento è respinto. Passiamo al secondo, presentato dalla consigliera Ulrike Bonfini, sempre del gruppo del Partito Democratico. L'emendamento è: destinazione del resto delle opere da definire, quantificate in euro 465.000, come calcolato dal programma triennale numero 13 tipo 6, la cifra viene ripartita nel seguente modo: realizzazione scala adiacente scuola Annica Brandi per un importo di euro 40.000, realizzazione pista ciclabile via Vespucci 30.000, arredo e sistemazione area Marano lungo fiume Ponte 50.000, realizzazione pista ciclabile di collegamento tra Piazza Lazzarite e Polo Sportivo 300.000, manutenzione parco Fontanelle più giochi bimbi e manto stradale di zona 45.000 euro. Le commissioni prima e terza hanno dato nelle rispettive sedute parere contrario. I dirigenti hanno espresso parere favorevole sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico che per quanto riguarda l'aspetto contabile. Ci sono interventi? Consigliere Casadei, prego. Sì, grazie. Molto rapidamente, noi per quanto riguarda il capoverso sui lavori di manutenzione, il numero 13, il tipo 06, facendo un'analisi sulle manutenzioni di opere stradali indicate nel capoverso, abbiamo notato che questo valore del 2015 di 1.500.000 indicato è stato suddiviso in una serie di opere, vale a dire Piazzi Spontricciolo di 70.000, Via Malta 50.000, Pubblica Illuminazione Via Ceccarini, Lato Mare 380.000, Impianto Elettrico in Corso Fratelli Cervi 40.000, il resto come scritto per opere da definire. L'ho ripetuto per il pubblico così sa di cosa parliamo. Il punto è che nel primo dettaglio, vale a dire riqualificazione zona Ceccarini, Abissinia, Dante Paese, non è indicato nulla, quindi non c'è scritto cosa viene fatto e soprattutto cioè quali sono le esigenze di questi territori, è rappresentato solo come intervento generico. Detto questo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un'analisi di costo tra il valore di 1.500.000 e da cui abbiamo decurtato i singoli interventi che vi ho letto prima e abbiamo visto che in questa analisi sono stati lasciati fuori interi quartieri, come se in questi quartieri non ci sia bisogno di manutenzione. Mi riferisco alla zona dell'Alba, dove si parla della scala adiacente alla scuola dell'Anica Brandi, era già presente un progetto vecchio, abbiamo riportato col valore di 40.000, la realizzazione in pista ciclabile in via Vespucci 30.000, l'arredo e la manutenzione dell'area Marano, si parla tanto del Marano, Polo, eccetera, però qui non era previsto un intervento, per cui abbiamo identificato la zona Marano, la pista ciclabile di collegamento tra Piazza Zarita e Polo Sportivo, che ha già avuto un parere positivo all'interrogazione del mio collega Arcangeli dall'assessore Cesarini nella data del 25 di settembre, e la manutenzione ovviamente dei bimbi, per i giochi dei bimbi alle fontanelle e al manto stradale. Sostanzialmente ci siamo mossi su due elementi: uno per quanto riguarda la sicurezza e l'attività legata ai bimbi, lo stesso Anica Brandi, che è la scala adiacente che permette alla zona nord con via Portofino di scendere e di portare anche i bambini in sicurezza a scuola, e la mobilità lenta, che è uno dei valori che credo anche questa amministrazione da svariati interventi credo intenda perseguire.
Sostanzialmente l'analisi che abbiamo fatto tiene conto ovviamente di quella che è la sensibilità del Partito Democratico all'interno della città in base a quelle che sono i punti di confronto che abbiamo avuto con i cittadini all'interno dei quartieri, per dare una visione, una prospettiva anche a quelle zone che in quest'ottica noi ci sembravano lasciate indietro. Grazie. Grazie consigliere. Un membro della giunta assolutamente sì. Ricordo il tempo di tre minuti. Grazie consigliere, non solo per ricordarle che riguardo a quella voce di bilancio, è quello che dicevamo prima, è una voce di bilancio che è destinata alle piccole manutenzioni, per cui dobbiamo intervenire anche, non so, a cambiare la panchina piuttosto che una cosa, rifare un arredo urbano, rifare queste piccole manutenzioni. È chiaro che ci possono essere all'interno individuati anche altre voci, ma potevamo anche non inserirle quelle voci di bilancio. Ciò detto, andando anche un attimino, se vuole, anche nello specifico, nessuna di quelle cose che lei ha elencato riteniamo non utile, anzi tutte sono utili, come purtroppo devo dire potremmo dirne altre 100, voglio dire, no? È chiaro, poi si tratta di fare anche delle scelte in base alle risorse che abbiamo, e le posso assicurare che la manutenzione, quella ordinaria, anche quella più spicciola, la vogliamo estendere su tutto il territorio comunale. Non a caso abbiamo messo in piedi anche questo tour nei quartieri che stiamo facendo, esattamente per prendere direttamente dai cittadini quelli che sono i loro desiderata. Nello specifico, una delle opere mi sembra lì più importante anche dal punto di vista dell'impegno finanziario, confermo che dal punto di vista urbanistico è una necessità, e ho già detto che comunque sono opere che comunque è ovvio che servono, potrebbero anche essere previste nei prossimi anni, se non esattamente in questo anno finanziario. Voglio sottolineare la questione di quella pista ciclabile, ne parlavamo, no, col consigliere Arcangeli anche in commissione, che diciamo così, adesso quella pista deve passare in un punto dove c'è un grosso punto interrogativo, no? Quindi è chiaro, potremmo andare su dritti ma passare sotto questo viadotto che ci sarà, non ci sarà, oppure svoltare a sinistra e andare in via Rimini, andare su Piazza Bologna e prendere via Montebianco, ma anche se svoltiamo a sinistra anche lì non sappiamo oggi che cosa succede, quindi credo che sia un'opera necessaria, ma ragionarla in questo contesto è prematuro. Grazie assessore. E se non, consigliera Raffaelli, prego. Grazie presidente. Quando sento dire che ci siamo dimenticati di alcuni quartieri, mi viene un po' di rabbia. Non esistono in questa città luoghi dimenticati da Dio. La politica del quartiere di serie A e di serie B non è la nostra politica, è appartenuta in passato a voi, dove avete scelto di investire da una parte piuttosto che dall'altra, per una scelta assolutamente vostra. Noi vogliamo essere un'altra cosa e per noi tutti i quartieri saranno di serie A. E il margine di operatività che ci siamo lasciati in quella voce nasce proprio dalla necessità di incontrare i cittadini, di prendere visione delle necessità e di andarle a realizzare. Grazie. Grazie. Se non ci sono altri interventi, questa è quella che ha fatto il consigliere Casadei, era... No, questo è l'intervento relativamente all'emendamento. Okay. Dopo però, prima di votare la delibera accorpata, ci sarà tempo per la dichiarazione di voto. Quindi se non ci sono altre dichiarazioni in merito a questo emendamento, lo porrei in votazione. Prego, consiglieri. Con 16 voti contrari, 6 favorevoli e 2 astenuti, l'emendamento è respinto. Passiamo al terzo emendamento dei 4 presentati, presentato sempre dalla consigliera Daniela Marchetti.
Si richiede di destinare 115.000 euro dall'avanzo di bilancio per l'asfaltatura del quadrilatero via Atri, via Ortona, comprese le traverse, a conclusione degli interventi di sistemazione marciapiedi e aiuole di rallentamento eseguiti nell'anno 2014. La prima commissione ha espresso parere favorevole, la terza commissione ha invece espresso parere contrario. I dirigenti hanno espresso entrambi parere contrario per le stesse motivazioni, cioè l'intervento è già previsto tra gli interventi assegnati a GEAT per l'anno 2015. Ci sono interventi a proposito? Se non ci sono interventi, consigliera Marchetti, la proponente, prego. Sì, allora, i miei interventi che sono stati finalizzati appunto alla richiesta di fare questi interventi di manutenzione alla fine pongono anche la nostra attenzione a quella che è il rifacimento del manto stradale. Quindi non è vero che anche noi non prestiamo attenzione alle piccole opere di manutenzione, anzi riteniamo che laddove siano iniziate e ci sia stato appunto un iter debba essere concluso. Quindi se l'intervento era già in programmazione, appunto è una maggiore sensibilità che abbiamo anche noi riscontrato. Grazie. Grazie consigliera. Se non ci sono altri interventi, poniamo in votazione l'emendamento. Prego, consiglieri. Risultato analogo, 16 voti contrari, 6 favorevoli e 2 astenuti. L'emendamento è respinto. Quarto e ultimo emendamento a questa delibera, presentato ancora una volta dalla consigliera Marchetti, Partito Democratico. Si chiede di destinare un importo pari ad euro 115.000 per la demolizione e ricostruzione del buon vicinato di via Cantù. Tale importo dovrà essere coperto dall'avanzo di bilancio. La prima e la terza commissione hanno espresso parere contrario, mentre i dirigenti hanno espresso parere favorevole sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico che quello contabile. Unica nota è quella del dottor Daniele Salvatori, che specifica che il parere favorevole è concesso a condizione che tale fabbricato venga realizzato su area pubblica. Ci sono interventi? Signora Marchetti, prego. Sì, qui ancora una volta si pone l'attenzione appunto a un centro di buon vicinato che quindi svolge un ruolo per noi sociale, perché per quello è il motivo per cui sono sorti questi buon vicinati, e riteniamo che il fatto di aver ricevuto un parere favorevole è perché ci sia una possibilità di realizzarlo, e c'era la possibilità di realizzarlo anche dove è attualmente, sistemandolo piuttosto che dovendolo demolire, pagando un affitto al privato, perché mi risulta esserci un PUA che dovrebbe essere scaduto, quindi qui manca proprio una volontà politica di finire di realizzarlo lì sopra, su quel terreno che è vero è di un privato, però c'era stato proprio un iter, questo privato aveva dato in locazione il terreno a titolo gratuito, dopo sì, a me risulta che per 3 anni, sì, poi dopo, aspetta, per i 3 anni, quando è stato costruito era stato dato per i primi 3 anni a titolo gratuito, a me mi risulta che sia stato così, dopodiché pagando un affitto. Poi sta pagando l'affitto. Ok, perfetto. Grazie. Sì, comunque l'importante è che venga dato un centro sociale per quel quartiere, una risposta, insomma. Grazie. Grazie. Sindaco? Sì. Relativamente al buon vicinato di via Cantù è stata fatta una scelta di grande attenzione, soprattutto economica, perché il buon vicinato di via Cantù è stato un grande costo per l'amministrazione pubblica, perché appunto costava di affitto 12.000 euro all'anno,
In più, nella valutazione tecnica da parte dell'assessorato competente, nello specifico il dottor Chiani, la struttura realizzata in via Cantù era stata dichiarata pessima e quindi in uno stato tale per cui non era neanche particolarmente gradevole il mantenimento, comunque il proseguire la strada di rimanere su una proprietà privata. La nostra scelta è andare a chiudere quella partita, perché trattasi di partita aperta, perché qualcuno prima che noi arrivassimo si era un pochino dimenticato di pagare l'affitto e quindi abbiamo la necessità di transare con la proprietà. Per fortuna il proprietario è venuto a miti consigli e grazie anche all'attività dell'assessore Vicarelli chiuderemo a breve la vicenda. Ma la chiuderemo, quindi su via Cantù non ci sarà più il centro di buon vicinato. Questo non significa, da parte dell'amministrazione, non rispondere al bisogno di aggregazione che comunque il quartiere ha la necessità di esprimere, e quindi abbiamo già individuato un immobile già esistente e pubblico come quello necessario, comunque utile e che sarà reso a disposizione del quartiere, comunque del buon vicinato esistente, per espletare le proprie funzioni. Grazie. Consigliere Passaglini, l'intervento è... No, è una domanda al sindaco, velocissima. No, volevo chiedere se l'area di via Cantù, che rientrava nel POC che avevamo approvato per le aree poi a Villaggio Papini, quindi se era stato presentato il PUA o alla fine no, e... cioè, No, ma alla fine era per sapere se come si andrà a transare con la proprietà e qual è dopo la destinazione dell'edificio, cioè del nuovo edificio dove andrà il buon vicinato, tutto qua. Trattasi di question time, quindi credo che non sia questa la materia. Comunque, se ti interessa come andrà a finire la transazione, io sono qui tutte le mattine dalle ore 9. Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, poniamo in votazione l'emendamento. Prego. Con 16 voti contrari, 2 astenuti e 6 favorevoli, l'emendamento è respinto. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto per quanto riguarda la delibera, il corpo della delibera di approvazione del programma triennale. Un intervento per ciascun gruppo consigliare della durata di 5 minuti. Se non ci sono interventi, consigliere Ubaldi. Se non ci sono, io lo faccio. No, sulla base soprattutto del mio intervento e di quello che ho sentito dopo, non ho avuto nessuna rassicurazione in merito. Al di là delle tante cose che ho detto nell'intervento, su cui ho cercato di fare una sintesi nel tema del triennale, ero stato chiaro sul tema del mio intervento. Io non ho avuto assicurazioni in merito dall'assessore designato, non ho avuto assicurazioni in merito neanche dal sindaco. E io questa sera, per avere un approccio e andare a votare con tutta sicurezza un triennale, io voglio una garanzia, che è quella che domani mattina alle 8 io vengo con tutti voi, si prende ciò che è lo stato di fatto, come? Alle 9. Allora mi adeguo io, mi alzo 2 ore dopo del solito e vengo alle 9. Però indipendentemente da questo, io non ho sentito parlare di un tema che non era di poco conto. Io pensavo che dopo il mio intervento, ma non tanto perché l'ho fatto io, ma perché parliamo di un tema serio e soprattutto so benissimo quello che è lo stato di fatto. Io so bene quello che ho visto e al di là delle tante e le belle parole, ci tengo a fare una precisazione con l'assessore, perché poi ha detto una cosa, voi mi conoscete, io magari dico le cose anche in modo molto deciso, ma in commissione e quant'altro non manco mai di rispetto a nessuno, tantomeno un dipendente comunale. Era una battuta in tono ironico, così come fa parte del mio carattere, ma non c'era niente di denigratorio nei confronti di nessuno, anche perché ho detto una pataccata, insomma,
Quindi lasciamo, non lasciamo scanso alle male interpretazioni, no, no, non c'è nessuna, assolutamente, nessun atteggiamento lesivo. Chiuso quel discorso, io credo che sia importante perché, come ho detto già in altre occasioni, quando si va poi a votare, me lo diceva il sindaco in passato e molto spesso aveva ragione, lo dico oggi io a lei e a tutti gli altri, ci sono delle responsabilità oggettive di non poco conto. Io voglio sapere se le assicurazioni e rassicurazioni ci sono di questo tipo, io non le ho avute oggi, non avendole avute capisco il discorso che ha fatto prima anche il presidente. Presidente, lei è vero, io non sono molto attento, faccio quello che devo fare, ho avuto un accesso agli atti dopo 38 giorni perché mi sono dovuto muovere in altro modo. Se oggi sono arrivato, ha fatto un accesso agli atti stamattina, perché magari qualcuno non ha capito il 16, l'ho fatto stamattina, però siamo in tema di bilancio, tempi stretti, l'ho spiegato anche nei reparti tecnici, noi facciamo anche altro nella vita, no? Cioè è già una materia complessa, mettersi, il sindaco lo sa bene, anche perché è una che sui cartacei ci ha marciato, leggere quel po' di roba non è cosa semplice, richiede del tempo. Se arriviamo lunghi, è vero che nell'ordinario abbiamo 5 giorni per ricevere le documentazioni, ma se permettete, con tutto il rispetto che ho per voi, se io arrivo negli uffici tecnici, mi si dà un orario, arrivo alle 3, ci mettiamo a guardarlo e gli studi di fattibilità il giorno del consiglio comunale non sono redatti, non ci sono, ci sono parzialmente, ne sbuca uno ogni 20 minuti che sono lì. Io sono stato a scuola come tutti voi, mi sono sentito il professore che vede i bambini che fanno le marachelle, chi non ha fatto i compiti, chi non ha fatto... Io ho molto rispetto, però se questa non è nessuna offesa. L'offesa è presentarmi delle documentazioni parziali, e quello che ti ho detto prima, Roberto, non era riferito tanto alla scuola, ad antincendio o quant'altro, era riferito che mi è stata passata la pratica di via panoramica come se io fossi... che non ci debba essere, Roberto, questo sindaco, lei ha tutte le garanzie del caso, tutti i crimini. Una alla volta, grazie. Non c'è problema. Sindaco, lei è intervenuta su ogni pratica che le ho menzionato, però non mi ha dato nessuna spiegazione. Le ho parlato delle variazioni che ci sono stati nelle pratiche, non mi ha saputo dare una sola spiegazione. La nostra posizione sarà quella di non partecipare minimamente alla votazione, perché per quanto abbiamo appurato, per noi non ci sono i minimi estremi per farlo. Grazie consigliere. E ci sono altri consiglieri che intendono intervenire con una dichiarazione di voto? No, sindaco. Sì. Non voglio scusarmi perché non credo lo debba, però voglio precisare, il tempo è un po' tiranno, mi dispiace, io nelle risposte sono 5 minuti e mi dilungo anche troppo, quindi non è che non volevo, perché non mi sono mai sottratta, figuriamoci se mi sottrago adesso a risponderti, quindi tutto ciò che non è chiaro o è lacunoso sono qui, anzi anche le altre 10 punti all'ordine del giorno, se hai bisogno non ci sono problemi. Il triennale si compone di una parte che è la parte annuale, poi la parte degli anni successivi. Per la parte annuale ha una determinata disciplina che è un po' più rigida, che richiede a seconda dell'importo lo studio di fattibilità o il progetto preliminare, tutte cose che un consigliere che è stato 5 anni, 5 in un consiglio comunale, ha visto 5 bilanci, 5, dovrebbe sapere, però probabilmente gli è sfuggito. Ed in ogni caso tutti i progetti che sono inseriti nel triennale, a seconda del loro importo, hanno la dovuta documentazione. Se la scuola di via panoramica, che è del 2017, non ha ancora il progetto, è corretto così. Dopodiché, se il PD non ha neanche il coraggio di votare contro a un triennale e preferisce allontanarsi dall'aula, ognuno ha la propria responsabilità. Noi siamo votati. Noi siamo voluti dai cittadini, li dovremmo rappresentare e credo che, come sempre, il fuoriuscire dal Consiglio Comunale e non avere il coraggio di esprimere un voto è un segno molto negativo. Grazie Sindaco. Per ora pongo in votazione la delibera. Prego consiglieri.
Con 16 voti favorevoli e 2 astenuti, la delibera è approvata. Per questa delibera è prevista anche la votazione sull'immediata eseguibilità. Prego. Ellen. Sindaco. Con 16 voti favorevoli e 2 astenuti, la delibera è dichiarata immediatamente eseguibile. Possiamo quindi passare al punto successivo dell'ordine del giorno, programma per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione per l'anno 2015. Proponente l'assessore Roberto Monaco. L'assessore ha scelto di non intervenire, ci sono interventi da parte dei consiglieri dei gruppi? No, no, essendo una pratica che rientra appunto negli allegati di bilancio non ritengo di dover intervenire per il momento. Sì, la pratica è stata in effetti già ampiamente visionata e spiegata nel corso di tutte le commissioni che sono state svolte finora. E se non ci sono interventi da parte del sindaco o dei membri della giunta, porrei la pratica direttamente in votazione. Prego, consiglieri. Con 16 voti favorevoli. No. Con 16 voti favorevoli, 2 contrari e 6 astenuti. No, abbiamo chiesto se potevamo rifare perché non si è sentito un cavolo. Segretario? Ripetiamo. Ripetiamo la votazione, prego. La Bonfini non c'è. Con 16 voti favorevoli e 8 astenuti, la delibera è approvata. Anche questa delibera, come tutte, richiede l'immediata eseguibilità. Che possiamo votare, prego. State facendo un casino. Con 16 voti favorevoli, 2 astenuti e 6 voti contrari, la delibera è dichiarata immediatamente eseguibile. Punto numero 6, addizionale comunale all'IRPEF, aliquote e soglia di esenzione anno 2015. Proponente assessore Roberto Monaco. Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Sindaco? Sindaco? Allora, su questa pratica, per questa pratica è stato presentato un emendamento a firma della consigliera Bonfini del Partito Democratico. Il testo è questo. Modifica punto 1 della delibera, anziché di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF ai sensi del decreto legislativo numero 360-98 nella misura dello 0,1, modificare in azzeramento dell'aliquota comunale dell'IRPEF ricorrendo alle seguenti coperture: e 100.000 euro da settore personale, 3 unità ad alta specializzazione, 35.000 euro programma 8 statistiche e sistemi, 30.000 euro da sport e tempo libero, 40.000 euro segreteria generale, 35.000 gestione economica finanziaria, 45.000 euro dall'ufficio tecnico per un ammontare complessivo di euro 285.000. Il parere della prima commissione è contrario. E il parere contabile, il parere tecnico della dottoressa Cinzia Farinelli è contrario perché si fa riferimento a contratti già stipulati dal settore personale. La stessa dottoressa Farinelli ha dato anche il parere contabile, che è sempre contrario per la stessa motivazione. Ci sono interventi relativi all'emendamento? No, possiamo procedere alla votazione dell'emendamento.
Con 16 voti contrari, 2 astenuti e 6 favorevoli, l'emendamento è respinto. Passiamo ora quindi a votare la delibera dell'addizionale comunale all'IRPEF. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Passiamo quindi appunto direttamente alla votazione. Prego. Con 16 voti favorevoli e 8 astenuti, la delibera è approvata. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Prego, consiglieri. Con 16 voti favorevoli, 2 astenuti e 6 contrari, la delibera è dichiarata immediatamente eseguibile. Comma 7. Tributo per i servizi indivisibili, TASI, determinazione aliquote anno 2015. Assessore Monaco. Nulla da aggiungere rispetto a quanto è già stato esaminato. Ci sono interventi? Sindaco. Non essendoci emendamenti, passiamo direttamente a votare la delibera. Con 16 voti favorevoli, 2 astenuti e 6 contrari, la delibera è approvata. Poniamo in votazione la sua immediata eseguibilità. Prego. Con 16 voti favorevoli, 2 astenuti e 6 contrari, la delibera è dichiarata immediatamente eseguibile. Invito, non l'ho fatto, lo do per scontato, se i revisori dei conti hanno dei rilievi da fare relativamente a qualche punto, basta chiedere la parola. Comma 8. Tassa sui rifiuti, TARI, approvazione tariffe, agevolazioni, riduzioni ed esenzioni per l'anno 2015. Assessore? Ci sono interventi da parte dei consiglieri? A ricordo. Per questa pratica c'è anche un emendamento. C'è un emendamento presentato dal consigliere Tommaso Pazzaglini, Partito Democratico. Il testo è questo. Visti i residui generati dal mancato perfezionamento della convenzione con il Consorzio regionale di garanzia Unifidi, sia per il 2014 che per il 2015, si ha una disponibilità di circa 100-120 mila euro. Si chiede quindi di destinare il 50% di queste risorse per l'esenzione di un meno 10% sulla TARI verso le 5 categorie artigiane e per il 2015 l'altro 55% per la costituzione di un fondo per l'occupazione e per l'assunzione di 10 lavoratori per lo stesso anno 2015. La prima commissione ha espresso parere contrario. Il dirigente del servizio interessato, quindi il parere tecnico della dottoressa Farinelli, è contrario perché i residui non possono essere utilizzati per ridurre le imposte. Quindi il parere contabile, sempre da dottoressa Farinelli, è sempre negativo per lo stesso motivo. E, consigliere, l'intervento sull'emendamento sono... Sì, no, non ho niente da aggiungere, tranne che questa è una richiesta che tra l'altro giunge dalla CNA e quindi che abbiamo accolto e abbiamo presentato, quindi spero che anche l'amministrazione la accolga, anche la maggioranza. Grazie. Se non ci sono... Prego, sì. No, non ho sbagliato, è mezzanotte ma sono ancora molto sveglia.
E CNA aveva fatto presente anche con noi, perché oramai ci vediamo con una cadenza pressoché mensile con gli assessori e CNA e con le altre associazioni di categoria, perché hanno curiosità in merito all'azione di governo ed è giusto che le curiosità siano fugate. E aveva fatto presente di questa esigenza, ma alle eccezioni in termini di operatività vera di questa riduzione fatte presente dall'assessore Monaco, hanno ritenuto che forse sarebbe più opportuno muoversi, avendo la stessa però manovra di efficacia sull'impresa, con tutt'altro tipo di manovra, e presto li incontreremo, perché il lavoro sul bilancio, a differenza di altri anni, per noi prosegue, non chiude stasera. Quindi, come diceva l'assessore, incontreremo i sindacati, perché abbiamo in animo di firmare con loro un accordo anche per la, non solo disciplinare gli incontri, ma avere sollecitazioni in merito, oltre che l'elaborazione del bando. E lo stesso identico metodo si proseguirà anche con le associazioni di categoria, perché abbiamo bisogno sempre di più di avere da coloro che rappresentano appunto la parte viva, la parte economica della nostra città, quelle che sono le esigenze che potremmo non aver già colto o potremmo non aver colto in maniera adeguata. E quindi su questo, che relativamente alle cifre che sono rimaste inevase, essendo delle cifre che varrebbero solo per un anno, perché sono cifre che non sono state più utilizzate nell'ambito di un'operazione di finanziamento che ha finito il proprio tempo, che è quello il fondo di garanzia, e che non ha più un'operatività vera, ma soprattutto un riscontro effettivo nella realtà economica, potremmo invece mettere in campo, anziché uno sconto temporaneo, che poi non avrebbe altro che l'effetto sì, a duplicare in termini di tasso l'anno successivo, avremmo in animo con loro di mettere a profitto invece una manovra che possa aiutare e supportare le imprese nelle nuove assunzioni. Grazie Sindaco. Pongo quindi in votazione l'emendamento del consigliere Pazzaglini. Prego. Con 16 voti contrari, 2 astenuti e 6 voti favorevoli, l'emendamento è respinto. Possiamo passare ora alla votazione della delibera sulla Tari. Ci sono dichiarazioni di voto? Sono consiglieri che vogliono fare la dichiarazione di voto? No? Possiamo quindi porre in votazione la delibera? Prego. Con 16 voti favorevoli, 2 astenuti e 6 contrari, la delibera è approvata. Immediata eseguibilità. Prego, consiglieri, potete votare. Con 16 voti favorevoli, 2 astenuti e 6 contrari, la delibera è dichiarata immediatamente eseguibile. Comma 9. Imposta di soggiorno, determinazione tariffe per l'anno 2015. Assessore Monaco, nulla da aggiungere. Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Consigliere Ubaldi, prego. Sì. Ma un nulla da aggiungere sull'imposta di soggiorno? No, dopo la premessa che... No, beh, la ripartizione e quant'altro non è stata illustrata né in commissione né qua in consiglio comunale. Lo decidiamo, quindi la trasparenza non c'è neanche qua. Cioè, noi votiamo un bilancio con delle pratiche di bilancio dove le risorse dell'imposta di soggiorno non si sa quelle che sono. A grandi linee ho capito in commissione che sono più o meno quelle dell'anno scorso, no? Quindi sono... No, anche perché poi io credo che sia determinante, cioè noi l'imposta l'abbiamo immessa e oggi siamo qui a votarla. L'anno scorso l'abbiamo votata positivamente e voi avete votato contrari. Quest'anno
abbiamo la stessa imposta, addirittura avrà un gettito calcolato maggiore, quindi graverà ancora di più per chi non l'ha sempre sostenuta. E quindi andiamo in votazione. Non dire che scosti la testa, fa male, lo so. Allora il concetto è, voi stasera voterete a favore? No, beh, scusa, Allora mi dovrete motivare, mi dovrete motivare perché avete votato contro l'anno scorso. Voi avete votato contro sapendo quella che era la destinazione. Noi in questo momento non sappiamo come dovremmo votare, ma noi non voteremo contro, noi ci asterremo. Lo dico in anticipo, faccio una dichiarazione di voto. Ci asterremo perché sull'imposta, così com'era, ci avevamo creduto l'anno scorso e dico quello che ho detto prima, l'ho cambiata idea, non lo vedo più come forma ironica, è cronica, è preoccupante. Grazie consigliere. Consigliere Casadei, prego. Sì, io molto velocemente volevo ai miei colleghi della maggioranza leggere due righe, che sono queste. La tassa di soggiorno, giusto perché non sono mai state inserite tasse nuove, voilà, l'anno scorso vi siete inventati la tassa di soggiorno, approfittando di una norma nazionale anche voi avete inserito questa tassa. Perché quando si può andare a spremere qualcuno che notoriamente si considera come cattivo e brutto, per chissà quale cattiveria ha commesso dovendo fare impresa, a voi piace moltissimo. Il problema è che questa impresa è la nostra impresa. Forse qualcuno si è dimenticato che Riccione è una città turistica, forse un disco che dovreste ascoltare, un po' come quando si devono imparare le lingue. Un pochino tutti i giorni dovreste sentire questo disco. Riccione è una città turistica che vive di turismo. Invece voi, da buoni esattori che siete, se non avete pensato altro che penalizzare coloro che arrivano a Riccione con l'introduzione della tassa di soggiorno. A 2014 il sindaco Renato Tosi. Ci sono altri interventi? Sindaco. Confermo. Sottoscrivo, se vuoi confermo, sottoscrivo. Io sono molto contenta, veramente. Nessuno ha mai parlato così tanto di me. Anzi, io vi invito a prendere un pochino dei miei interventi, perché effettivamente sono citata solo dall'opposizione. Sono anche contenta, perché così forse ciò che non sentivate allora e che oggi dovete sentire, perché finalmente noi siamo qui, cominciate a suonarvela. Finalmente, dico io, perché sono stata 10 anni di fronte a voi dicendovi un sacco di belle cosine che forse potevate prendere al momento e avreste non fatto una serie di errori per il quale, ahimè, la città vi ha abbandonato. Meglio così, io sono contenta, noi abbiamo una bellissima opportunità e andiamo. L'imposta di soggiorno è un'imposta di scopo. È un'imposta che noi ci siamo trovati incastrata completamente nel pagamento della rata del mutuo del Pala Congressi, 1.004.000. Oggi io sono stata sincera con gli operatori, tutti. Gli ho detto che il primo passo che un amministratore come noi fa, seriamente, perché loro hanno i dati di bilancio, non siamo dei matti patentati, il nostro bilancio non si può fare con la gomma e cancellare, ci sono impegni di spesa presi, contratti stipulati, persone da pagare tutti i giorni, uscite nel comune per circa 3 milioni al mese, quindi io non sono una persona irresponsabile, me ne assumo tutte le responsabilità, non ci sono problemi, ho riversato loro queste che sono, è senso di governo ed è senso di città, e ho fatto una precisazione che si andrà in primis a sbloccare la tassa da quelle che erano voci di spesa inappropriate, inopportune, inadeguate, buchi che avete coperto all'occorrenza, si era capito, allora lo si capisce ancora oggi che adesso abbiamo le mani a pieno nel bilancio, avevate una falla grossa come una casa e dico anche ancora una falla perché ci piove da sopra e ci sorge l'acqua da sotto in quel palacongressi, quindi era un buco fatto male, creato in maniera inappropriata, ora ce l'abbiamo, lo dobbiamo tenere bene, lo andremo a fare anche sugli stessi investimenti solo dopo l'accertamento tecnico preventivo, perché a qualcuno questa amministrazione farà causa,
si sappia, perché non è possibile che l'ultimo a pagare sia sempre Pantalone e nessuno debba mai pagare e abbia mai la responsabilità di niente in questa città. Quindi lì c'era un debito, voi avevate un buco, avete pensato bene che quello era l'unico modo per inserire una nuova tassa e andare a coprire e avete fatto. Non è stata l'ultima tassa però, perché forse ci voleva una dopo, perché la TASI l'anno scorso l'avete trovata nuova, applicata per intero per 3 milioni di euro. E noi come siamo arrivati? Su promessa elettorale che avevamo ponderato in maniera adeguata, abbiamo tolto la TASI sulla prima casa senza nulla ferire su quelle che erano le risorse del bilancio e la sicurezza dei servizi pubblici. Sbloccheremo la tassa di soggiorno da quelli che erano importi ai quali non dovevano essere destinati, la destineremo se gli operatori economici tutti lo desidereranno sulla base di quelli che saranno gli input che ci diranno, altrimenti la tassa di soggiorno è lì e si potrà tornare indietro tranquillamente così come è stata istituita, perché questo è il senso di responsabilità e loro con noi faranno questo tipo di percorso. Grazie. Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? No. Allora, a questa pratica sono stati presentati due emendamenti. Partiamo col primo, con le modalità precedenti. Il primo emendamento è stato presentato dal settore proponente, quindi è stato presentato dal settore bilancio, tributi, patrimonio, economato e risorse umane. Sentite le associazioni di categoria, il settore propone di inserire come punto 2 della delibera di modificare il regolamento dell'imposta di soggiorno come specificato nella tabella che qui è riportata, che chiederei all'assessore di illustrare brevemente perché per questione di chiarezza non vorrei leggere una pagina di testo di regolamento. Sì, no, brevemente, prima il pagamento era bimestrale, la rendicontazione quadrimestrale, adesso è stato allineato tutto pagamento e rendicontazione con cadenza quadrimestrale, quindi aprile, agosto e dicembre. Semplicemente la variazione è questa. Grazie Assessore, è tutto chiaro? Ci sono... Ok, i pareri delle commissioni sono favorevoli per quanto riguarda la commissione di controllo e garanzia e favorevole anche dalla prima commissione. I dirigenti hanno espresso parere favorevole sia per quanto riguarda l'aspetto contabile che quello tecnico, quindi pongo l'emendamento in votazione. Con 16 voti favorevoli e 8 astenuti, l'emendamento è accolto. Il secondo emendamento relativo alla pratica sull'imposta di soggiorno è presentato dal gruppo consigliare del Partito Democratico e che chiede nell'emendamento di destinare almeno 350.000 euro per la promo commercializzazione dagli introiti dell'imposta di soggiorno per l'anno 2015. La prima commissione consigliare ha espresso parere favorevole, mentre il dirigente responsabile del servizio, il dottor Cristian Amatori, ha espresso parere contrario. Ha espresso parere negativo in quanto le risorse complessivamente dedicate alla promo commercializzazione risultano superiori ai 350.000 indicati dal proponente. Infatti, 230.000 euro della voce di bilancio 834.10001 dedicati specificamente alla promo commercializzazione vanno sommati 100.000 euro dedicati al contributo per il Gran Premio di motociclismo, i 77.000 della voce destinata a partecipazione ad eventi fieristici e a ulteriori 70.000 euro destinati alle attività dei comitati d'area. Inoltre gli accordi in corso di perfezionamento con importanti partner privati consentiranno all'amministrazione di destinare all'attività di promozione e commercializzazione turistica risorse aggiuntive provenienti da terzi. Queste risorse sono stimabili in ulteriori 130.000 euro. Il responsabile del servizio finanziario, dottoressa Farinelli, ha espresso per le stesse motivazioni parere contrario. Pongo quindi in votazione questo emendamento. Prego, consiglieri.
Con 16 voti favorevoli, 2 astenuti e 6 contrari, l'emendamento è respinto. Passiamo quindi a votare la delibera come emendata dall'emendamento proposto dal settore che è stato accolto. Prego, consiglieri. Con 16 voti favorevoli e 8 astenuti, la delibera è approvata. Poniamo in votazione anche la sua immediata eseguibilità. Prego. Con 16 voti favorevoli, 2 astenuti e 6 contrari, la delibera è dichiarata immediatamente eseguibile. Comma 10. Imposta municipale propria, IMU, determinazione aliquote ed agevolazioni per l'anno 2015. Assessore? Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Sindaco? Non essendoci dichiarazioni, interventi, poniamo in votazione la delibera. Con 16 voti favorevoli e 8 astenuti, la delibera è approvata. Abbiamo anche qui l'immediata eseguibilità. Prego. Con 16 voti favorevoli, 2 astenuti e 6 contrari, la delibera è dichiarata immediatamente eseguibile. Comma 11. Determinazione e misura annua degli interessi da applicare sui tributi comunali. Assessore? Prego. Sì. Questa potrà sembrare una misura minore rispetto a tutte le altre che potrebbe passare anche inosservata, ma anche questo è un altro piccolo segnale. È una misura prettamente anticrisi, volta a agevolare tutte quelle persone che non riescono a pagare puntualmente la rateizzazione in corso. La delibera precedente prevedeva la misura di questi interessi in una componente fissa del 2,5% oltre all'interesse legale. La nostra proposta è limitarla unicamente all'interesse legale, che attualmente è lo 0,5%. Tutto qui. Grazie assessore. Ci sono altri interventi? Sindaco? Passiamo a votare la delibera. Prego. Con 16 voti favorevoli e 8 astenuti, la delibera è approvata. Immediata eseguibilità. Possiamo votare per l'immediata eseguibilità? Prego. Ok. Con 16 voti favorevoli. Segretario? Ripetiamo. Con 16 voti favorevoli, 6 contrari e 2 astenuti, la delibera è dichiarata immediatamente eseguibile. Punto 12. Dobbiamo arrivare al 15. Quantità e qualità delle aree fabbricate da destinarsi a residenza e attività produttive terziarie ai sensi delle leggi 167-62, 865-71, 475-78,
che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Determinazione del prezzo. Assessore. Sì, no, rapidamente è un adempimento di bilancio, ma comunque non ci sono questa tipologia di aree. Immagino quindi non ci siano interventi a riguardo. Potete votare. Con 16 voti favorevoli e 8 astenuti, la delibera è approvata. Possiamo votare anche lì sua immediata... No, chiedo scusa, non c'è l'immediata eseguibilità, quindi possiamo passare direttamente al punto successivo. Comma 13. Determinazione indennità di funzione per il Presidente del Consiglio Comunale e gettoni di presenza per i consiglieri comunali ai sensi del Decreto Legislativo 267-2000. Il presentatore qui sono direttamente io e non ho molto altro da aggiungere se non il fatto che sono stati lasciati confermati, invariati rispetto a quelli degli anni precedenti, quindi già con la riduzione del 20% che è stata operata, se non sbaglio, 2 anni fa. Ci sono interventi? No, quindi possiamo mettere in votazione la delibera. Con 16 voti favorevoli e 8 astenuti la delibera è approvata. Punto 14, determinazione, importo, gettoni di presenza per le componenti della Commissione per le pari opportunità. Anche in questo caso non c'è alcuna variazione rispetto a quanto già previsto per gli anni precedenti. Ci sono interventi, richieste? No? Passiamo alla votazione. Prego. Basta, tanto. Bisogna rifarla. Sì, ripetiamo la votazione. Ripetiamo, grazie. Con 16 voti favorevoli e 8 astenuti la delibera è approvata. Quindicesimo e ultimo punto dell'ordine del giorno. Decreto legislativo del 23 giugno 2011 118, approvazione del bilancio di previsione 2015-2017, documento unico di programmazione 2015-2017 e relativi allegati. Proponente l'assessore Roberto Monaco. Vi ricordo che però che per questa pratica abbiamo già fatto la discussione in apertura di seduta. Quindi passerei direttamente alla votazione dell'emendamento che è stato presentato per questa pratica. Emendamento presentato dal consigliere Tommaso Pazzaglini, Partito Democratico. Si richiede l'istituzione di un fondo per il sostegno alle famiglie con anziani da accudire in famiglia. Il fondo potrà essere istituito con il risparmio ottenuto dalle azioni di decurtazioni sulle seguenti poste di bilancio. 5.000 euro dalle spese di consiglio comunale, 5.000 euro dalle iniziative di rappresentanza, 3.000 euro dalle utenze informatiche e servizi fiscali, 3.000 euro da acquisto giornali e riviste, 6.000 euro da formazione e aggiornamento personale. La prima commissione ha espresso parere contrario. La dottoressa Cianini, responsabile del servizio interessato, ha espresso parere tecnico contrario in quanto la voce di bilancio di cui si chiede la decurtazione fa riferimento all'aggiornamento del personale. La dottoressa Farinelli ha espresso parere contabile contrario in quanto la voce formazione è obbligatoria e non può essere decurtata. E consigliere Bauzone, prego. Sì,
molto brevemente, visto l'orario, volevo semplicemente illustrare brevemente l'emendamento che appunto si propone di istituire questo fondo, no? La vita degli anziani e dei loro familiari rischia di diventare una vera e propria emergenza sociale, ormai lo sappiamo tutti. E questo chiaramente vuole essere un sostegno aggiuntivo alle attività già promosse dalla ASL. Come diceva l'assessore Cesarini, evidentemente sono tutte scelte utili ma non prioritarie in questo caso. Se decurtare 5.000 euro dalle, per esempio, dalle iniziative di rappresentanza o 3.000 a favore di un fondo utenze informative per i servizi fiscali, non è possibile farlo, mi attengo evidentemente a quello che è la decisione. Però ecco, lo ritenevo abbastanza prioritario. Tutto qua. Grazie consigliera. Sindaco, vuole aggiungere qualcosa relativamente all'emendamento? Perché credo che non, no, la valenza della richiesta dell'emendamento è talmente importante che non è tanto la posta per la copertura che vale, non convengo. Ma il problema di fondo è che risorse ben più ampie, per fortuna, rispetto ai 22.000 che erano stati richiesti nell'emendamento, sono stati invece investiti con quello che è il progetto nell'ambito del settore sociale, inserendovi appunto per ben oltre 600.000 euro l'aumento, non più però dei servizi gestiti dall'ASL, ma come avevamo detto prima, per la rettifica della convenzione e per quello che è la nuova esperienza della gestione dei servizi agli anziani e ai portatori di handicap direttamente da parte del comitato di distretto. Ci sono risorse ben più importanti, ci sono per fortuna progetti molto più qualificati che stiamo non solo finanziando in maniera più appropriata e puntuale, ma sui quali stiamo facendo anche volta per volta e per fortuna con un ottimo lavoro di squadra anche con i 14 comuni ai quali questo distretto fa capo, di verifica se i servizi che sono stati ripetuti da sempre e per sempre, semplicemente perché erano in convenzione, hanno ancora effettivamente un risvolto positivo oppure no. Quello che a noi infatti interessa è capire come ogni euro che vengono appunto spesi nel sociale arrivino puntualmente ai cittadini, ma non per sottrarre risorse, ma per essere appunto più precisi e puntuali relativamente al bisogno. Grazie sindaco. Ci sono altri interventi relativi all'emendamento? No, possiamo quindi passare direttamente alla sua votazione. Sindaco? Segretario? Sì. Con 16 voti contrari, 6 favorevoli e 2 astenuti, l'emendamento è respinto. Passiamo ora a votare la delibera relativa all'approvazione del bilancio di previsione. E è possibile per un componente di ciascun gruppo consigliare esprimere dichiarazione di voto. Consigliere Ubaldi, prego. Sì, grazie. No, ma sarò molto breve. A parte la discussione è stata già abbastanza ampia e credo che ci siano stati spunti per far chiaramente intendere quella che è la nostra posizione. L'uscita è già sufficiente perché per noi quello è un problema serio, quindi non sto neanche a sottolineare. Cosa che sottolineo, invece, che non ho fatto volta per volta perché poi sapevo che arrivavamo alla dichiarazione di voto, è che vi porto a capire quello che vi dicevo all'inizio, proprio Andrea, quando dicevo l'imposta di soggiorno, l'imposta l'IMU, la quantità di fabbrica con qualità delle aree fabbricate e destinarsi a residenza e attività produttive, la determinazione di indennità di funzione presidente, la determinazione di gettoni di presenza,
L'anno scorso sono stati completamente votati contrari, quest'anno vengono completamente votati favorevoli. Cosa è cambiato? Lo dovrete spiegare voi. Vedo che adesso non vi fa né caldo né freddo. Tutto è diventato possibile, tutto è fattibile. Forse probabilmente non vi rendete neanche conto di cosa voglia dire cambiare di punto in bianco senza una giustificazione, nessun intervento. Mi sarei aspettato un intervento, almeno da qualcuno di parte vostra, proprio esclusivamente per il fatto che c'è un cambio repentino, perché uno ha una stensione, poi una... Cioè, no, invece c'è favorevole e contrario l'anno scorso, di punto in bianco. Tutto questo perché probabilmente quei banchi danno uno splendore diverso e non vi rendete neanche conto. Logicamente il bilancio per noi non ha nessun presupposto per essere votato favorevole, voteremo contrari. Grazie consigliere. Ci sono altre dichiarazioni di voto da parte dei consiglieri? Per la tranquillità del consigliere Ubaldi darei la parola alla consigliera Fabbri. Io francamente dico che questa giunta non poteva fare un bilancio migliore, meglio di questo non si poteva. E io non voglio tornare indietro alla storia, perché in questo bilancio ci sono dei numeri e i numeri sono dati da qualcosa che c'era prima. Come nella storia normale, per capire il presente bisogna andare nel passato, e anche nella storia del bilancio, per capire il presente bisogna tornare indietro a quello che hanno lasciato le precedenti amministrazioni. Le tasse che già ci sono non sono state tolte, a parte la TASI e le tasse, le rette sugli asili. Perché non è stato possibile, le abbiamo trovate, voi se foste rimasti qui le avreste aumentate, perché con tutti i debiti che ci avete lasciato voi non si possono fare i matrimoni o le feste con i fichi secchi, voi questo ci avete lasciato. Io devo dire una cosa a Pazzaglini, perché me la porto qui dall'inizio del consiglio. Pazzaglini, lei non ci può portare, ad esempio, gli eventi di Gnassi, a Rimini, la fiera dei maghi. Lei mi deve spiegare come è possibile portare Gnassi come esempio a Riccione. Sì, Gnassi ha fatto bene a fare la fiera della magia a Rimini, perché magari spera che arriva un mago che con una bella bacchetta magica gli fa le fogne. Cioè, voi vi rendete conto, Sì, però le avrebbe dovute fare anche prima, Ecco. Oppure far volare Air Adria, senza che dovesse chiudere l'aeroporto, Aria aperto, alla volta, lo so, grazie. Ma è stato chiuso per tanto, Abbiamo dei... bene, perché un aeroporto come quello di Miramare andava chiuso per 3 mesi, vero? Io veramente, ragazzi, ammiro il vostro coraggio di venire a criticare un bilancio che è perfetto, con le risorse che abbiamo. Voi non avreste potuto fare meglio. Perché per anni avreste potuto migliorare le cose, quello che adesso andate dicendo voi, e non l'avete fatto? Guarda, Fabio, adesso non dormo a casa perché mi hai fatto venire uno schioppone quando mi dici dovete capire. Siete voi che non avete capito. Ecco. Grazie consigliera. Grazie. Consigliere Galassi, Noricionesi. Io non so se voi avreste fatto un bilancio migliore, probabilmente no, probabilmente sì, non lo so, però io sono molto contento di questo bilancio. Io ringrazio un'altra volta il dottor Monaco e tutto il suo ufficio, perché è un bilancio, come detto, rigoroso, equo e soprattutto un bilancio reale. Io sono soddisfatto di questo bilancio,
è un bilancio che può essere migliorabile, tutto sempre migliorabile, non fermiamoci a dire il miglior bilancio che potrebbe esserci, ma è un buon bilancio, è parte di noi e ne siamo contenti. Noi chiaramente voteremo sì a questo bilancio. Grazie. Grazie consigliere. Consigliera Raffaelli, prego. Grazie Presidente. Dunque, dagli interventi del consigliere Ubaldi questa sera arrivo dritta ad una conclusione, che non c'è peggior sordo di chi non voglia sentire. E con grande senso di umiltà ti dico che questo bilancio non è la rivoluzione copernicana. Cioè, mi sembra che solo un pazzo scatenato possa pensare di arrivare qui e di stravolgere nel giro di 10 mesi un bilancio di 95 milioni di euro. Noi non siamo pazzi, non siamo dissennati, siamo persone consapevoli di aver compiuto il primo grande passo di un'attività che, come ho già detto prima, proseguirà nel tempo per andare a redigere un bilancio che sarà sempre più a nostra immagine e somiglianza. Grazie. Grazie consigliera. L'assessore Monaco vuole concludere. No, più che concludere, niente, volevo ringraziare i tre signori qui di dietro, che queste presenze oscure alle mie spalle, che è 3 anni che seguono, seguono le vicende del Comune di Riccione, con questo bilancio che andiamo ad approvare a fine mese, saluteranno, quindi li volevo ringraziare per il lavoro svolto, ecco, soprattutto adesso io parlo per la mia annata in questi anni qui, grazie. Grazie Assessore e grazie anche al nostro Collegio dei Revisori per il lavoro svolto fino qua. Sindaco, per le conclusioni? Infatti no, io volevo non fare conclusioni politiche perché credo di averle già compiutamente fatte e poi i miei consiglieri effettivamente mi hanno rappresentato tutti molto a pieno. Io voglio ringraziare prima di tutto anche i consiglieri tutti perché l'ora è tarda e quindi siamo un po' tutti stanchi e domani si torna a lavorare, però volevo ringraziare tutta la mia maggioranza che ha fatto un ottimo lavoro, è stato un lavoro intenso, vi ringrazio perché è stato veramente molto 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 importante, però voi sapete che non è finita qui e poi quindi da domani si ritorna a lavorare proprio sul bilancio. Voglio ringraziare logicamente la dottoressa Farinelli e tutto il settore perché è stata importantissima e ultimi ma non per ultimi, anche se questa sera effettivamente poco protagonisti, per fortuna vuol dire che tutto è a posto, il Collegio dei Revisori sempre importantissimi, soprattutto grazie anche per la celerità nelle risposte che arriviamo sempre all'ultimo minuto, soprattutto con gli emendamenti. Grazie. Grazie Sindaco. Essendo terminate le dichiarazioni di voto e gli interventi, pongo in votazione la delibera di approvazione del bilancio. Prego, consiglieri. Con 16 voti favorevoli e 8 contrari, il bilancio di previsione 2015-2017 è approvato. Poniamo in votazione l'immediata eseguibilità della delibera. Prego, consiglieri. Con 16 voti favorevoli e 8 contrari, la delibera è dichiarata immediatamente eseguibile. Grazie a tutti. Non essendoci altri argomenti in discussione, il Consiglio è chiuso alle 0:52.